Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo una piccola chicca riguardante l'applicazione Google Traduction o Google Traduttore che dir si voglia, ovvero una chicca che è stata implementata nell'ultimo aggiornamento di inizio agosto. Di cosa si tratta? Ve lo facciamo vedere immediatamente. Allora, innanzitutto ricordiamo come l'applicazione consente di tradurre parole e frasi di ben 64 lingue differenti. Possiamo sia pronunciare vocalmente le parole e frasi, sia scriverle. Ma la vera novità è nel poter effettuare uno scatto, quindi fare una fotografia e tradurre quello che c'è scritto nella foto. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ad esempio, prendiamo un biglietto scritto in lingua inglese. Adesso facciamo uno scatto ad una specifica frase. Vedete? Adesso basterà evidenziare la frase col dito e in un attimo sarà tradotta in italiano. Facciamo magari anche un esempio con una frase più lunga. L'importante è comunque mettere a fuoco bene. Spero di aver fatto bene. Evidenziamo col dito. E vedete come la frase che abbiamo evidenziato sarà stata tradotta in italiano. Quindi una utility, diciamo una funzionalità aggiuntiva veramente utile nel vero senso della parola, in quanto magari chi non conosce la lingua si trova in un paese totalmente nuovo, non sa nulla, magari si imbatte in qualche cartellone colmo di informazioni e non conosce il significato. Ecco che questa applicazione ci viene in soccorso. Basterà tirare fuori il vostro smartphone, lanciare l'applicazione traduttore, scattare la foto, quindi inquadrare la frase che si vuole tradurre, evidenziarla. In pochi attimi avremo la frase tradotta nella nostra lingua, nella lingua desiderata. Quindi una giunta da parte di Google veramente utile. Magari qualcuno lo conosceva già, qualcun altro no. Io spero di aver fatto un piacere a chi magari non conosceva questa interessante funzionalità. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao.